Allora, signore, sa che facciamo? Prima di andare alla città Gerudo, visto che siamo qui, andiamo a farci questo sacrario, così ci abbiamo un punto di teletrasporto. Allora, aspettate un attimo, eh. Oh, guarda chi c'è qui. Lo prendiamo alle spalle? Ce la facciamo? Come fa a non vedermi? Ma guarda che stronzo! Vai, secco come un uscio! Sacrario di Tsurakamika. Stallaggio. Quello non l'abbiamo ancora trovato, sa? E allora aspettate un attimo. Prima di entrare nel sacrario, andiamo a vedere se c'è il nostro amico Pen. Ecco Pen, guardalo. Così intanto raccogliamo un'altra missione e la mettiamo da parte. Ok, il pozzo sigillato. E anche questa la faremo. Che fame, eh? Ok, informazioni che avevamo già. Qui dentro ci sarà. Nulla, è semplicemente un passaggio per tornare su. Io non ho capito ancora a che servono queste freccette. Ah, ho capito, ci dicono dove sono gli spiritelli. Ciao spiritello, fai bravo, eh? Vai, dai, forza. Dentro. Il ferro nascosto. Il ferro nascosto, cioè. Se? Ma almeno fammelo attaccare, aspetta un attimo. Ci riuscirò? Oh, Jesus Christ. Collegalo, bravo.
C'è altro qui a giro? No, va bene. Dai, saliamo. Io però, al solito, per non sapere né leggere né scrivere, vado a vedere cosa c'è sotto la ruota. Si sa mai, magari è qui il nostro bel forziere. No, in questo caso no. Va bene. Oh. Ma perché non mi ci sale? Ora via. Ah, ecco. Ero io che sbagliavo. Vai, oscilla. No, dove vai? Vai. A posto. Ma è a tempo? Ah, ecco, è a tempo. Allora. Questo gira per andare di sopra a fai che. No. Qui bisogna usare un bel reverto. Eccolo qua il nostro scrigno. Ma insomma, si poteva far di meglio. Oh. Allora, fermati qui. Vieni. Zacchete. Va bene, semplicino semplicino questo. Si bolle dal cardo, si bolle. Vediamo un po'. Vabbè, mettiamoci questa intanto, vai. Che non ci aiuta per quanto riguarda il caldo, ma. No, questo è contro il freddo. Mangiamoci una carne congelata, sì, ho capito, ma un minuto che ci faccio, la zuppa. Ah,
Allora, facciamo così. Ingegniamoci. Facciamo un bel pentolone portatile e ci mettiamo. Vediamo un po', se facendo così facciamo una pozione. No. Poltiglia, niente da fare. E allora. Se. Come faccio allora, scusa? Non lo so, signori, e allora ci conviene fare da mangiare. Ah, aspetta, però se non ci abbiamo il pentolone. Ok, 12 minuti e 30, perfetto. Allora, vai, facciamo che perlustriamo un pochino. Arriviamoci a piedi, vai. E che ragioni? No, non ce l'abbiamo il cuore di Griok. Anche perché quando ci abbiamo provato ci ha inchiappettato a sangue. Sì. Il tuo amico. Salve, signora. Qui si possono noleggiare foche delle sabbie, ottimo. No, va bene, noleggio una, dai, facciamoci una giratina, guarda com'è contenta. E vai, allora aspetta un attimo. Rallenta.
Ah, siamo sulla roccia qui. Ah, è già finito il noleggio? Perfetto. Ok, quel sacrario l'avevamo segnato. Bazar Arzur. Cosa puoi usare per cosa? Un'arma da usare come modello? Oh, luccica, luccica. E irradia passione rovente? Allora, facciamo così. Se te la do a te. Non va bene questa, ok. Ho capito te cosa vuoi. Te vuoi qualcosa con un rubino sopra. Nata ad un cane. Dove sono? Dove sono gli ingredienti? Vabbè, dai, ce ne abbiamo 7. Proviamo. Però non abbiamo armi libere. Oh, scusa, eh? Ma a me mi serve un'arma, mi serve. Sto rubino custodito. Ma se gli do solo un rubino, va bene? No. Ah no, cosa te ne pare? Andava bene quello. Oh, in cambio di un rubino mi devi dare qualcosa di buono, eh? Ah, un'arma che luccica. Aspetta, allora. No, va bene, dai, non la trovo. Quindi liberiamo una delle mie e buonanotte. Se non ti va bene mi incazzo, eh. Ah, ti piace la mazza infuocata, eh? Ah. Perché non vai a fanculo? Ah, non me lo fai aprire ancora, eh? Va bene. Va bene, allora, te che c'hai? Coda di Zalfos. Aspio cotto. Fascia da deserto. Difesa dal caldo. Ok, questo mi potrebbe interessare.
Tutto. Minchia, 112 rupie e 5 cocomeri. Va bene. Allora, io quasi quasi vendo qualcosa e compro questo pezzo del set. Ti vendo qualcosa. Sa che ti vendo un po' di pietre preziose, che tanto ce ne abbiamo un sacco. Però ti potrei vendere anche qualche corno di boblin, che anche quelli ce ne abbiamo 2000, anche denti 20. Allora, pietre preziose dove sono? Qua. Facciamo una di queste. Questa no, perché ce n'ho pochine. Questa tre. Ok. Vaffanculo, vai. Questo. Ah, va bene. Bene. Lo spallaccio e i pantaloni. Un club segreto che si trova nella cittadella Gerudo, proprio dietro alla boutique Afa di Moda. Ah, grazie, eh. Mi sembra che anche in Breath of the Wild non si poteva. Oh, vai, guarda che bel codino che c'ha ora Link. Va bene, dai, visto che siamo qui, facciamoci il sacrario. Sacrario di Miat Atam. Oggetti slittanti. Allora, qui sotto non c'è nulla. No, qui sopra. Vabbè, era abbastanza semplice, eh. No. Ora è diritto, perfetto, va bene. Un va. Ora va. Allora, qui finisce il sacrario. Però io voglio vedere dov'è lo scrigno.
qua è lo scrigno, guarda. Anche questo molto semplice. No, dai. Ottimo. Ok, perfetto. Guarda, facciamo una bella cosa. Andiamo. Perché no? O cosa c'è qui? Sta ceppa, come faccio a orientarmi? O cosa sono questi osi? Che li facciano il disè? No. Dove diamine sono andato a finire? Cosa sono questi cosi? Una formazione ossea con diverse parti molto accomunate, ma la struttura piuttosto fragile. Combinalo con un'arma per potenziarne enormemente l'attacco. Addirittura. Allora, facciamo così. Due e uno. E ci facciamo il nostro consueto mezzo volante. Come sarebbe a dire non ho abbastanza zonaneo, scusa. Vabbè, ci vuoi mettere uno di questi per forza. Vediamo un po' se dall'alto si vede qualcosa. Dov'è la città? Eccola là. Così sì. Sacrario della purificazione vicino. Ce la facciamo ad atterrare, eh?
cazzo, ma non rivedo nulla un'altra volta, non rivedo. Ok, queste sono le mura. Salve. Sì. Non c'è nessuno, sì? Perché non c'è nessuno, sì, qui? Non gli fa una sega, non gli fa. Questi con gli elementi vanno attaccati. Ma è una roba raccapricciante, eh? Allora, aspettate, prima fatemi vedere se riesco a capire che diamine succede. Ah, qui ci sono dei rifugiati, tipo. Ok. Che diamine dovrò fare per guadagnarmi l'accesso alla cittadella sotterranea? Diario di Riju. Thank you.
Va bene. Va bene, va bene. Quindi Riju è andata alle rovine a nord, quindi dovremo sicuramente raggiungerla. Ora però ci hanno anche detto che in qualche maniera, tramite i corsi d'acqua, dovremo riuscire ad arrivare dentro la cittadella sotterranea. No, cazzo. Così ce la fai? Vai. E vai, sacrario di Sori Tanik. Una luce sepolta. Che vorrà dire? Ho già capito, guarda. Con queste spaziamo le dune di sabbia. Lì c'è qualcosa, ottimo. Qui sicuramente ci sarà la chiave. Infatti, bene. Altri scrigni a giro, no, eh? Chi è? Bravo, ci hai provato. Chi è? Ma te sei sicuro di volerlo fa'? Fava. O questo cos'è? Che cacchio serve? Aspetta. Più di così no, a parte che mi frega. Faccio così. Huh?
Ah, aspetta, forse comincio a capire. No. No. Ah, forse da sopra, vai, facciamo da sopra. Ma che cazzo? Allora, aspettate un attimo. Fatemi vedere. No, lì... E siamo fuori. Vabbè, intanto di là, poi si guarda. Di qua che succede? Ah, qui è da dove arriviamo, che imbecille. Che cretino. Qui c'è lo scrigno, sicuro. Vabbè, ce n'è un altro lì dentro. C'è? Vuoi c'è? Devo usare questo, sicuro. Che cazzo è successo? Togli dalla borsa e lasciala lì. Ottimo. Lasciala via e ripiglia questa. Ora io credo che si debba riproiettare la luce là. Hai visto? Ottimo. Allora, vediamo di trovare dove sono i corsi d'acqua.
Eppure io sono convinto che prima l'abbiamo visto un qualcosa che andava sotto. Eccolo qua. Vedi? L'avevo visto. Ma tipo di qua che c'è? O cos'è? Message in the bottle? Va bene, se sei convinta te. Ma qui comincia ad essere un bel labirinto, eh. Qui che c'è scritto? È uguale a quello di prima. Qui c'è un secchio che serva per agguantare l'acqua, quindi sarà qui sopra, immagino. Eccoci. Salve. Salve. Biulla, la comandante. Anche te sei una bella macista, eh? Ok, rovine a nord, tutto chiaro. Sì. E ci credo che non riuscite a concentrarvi con un fusto così. Allora, però io sono sicuro. Che è sta roba? Sono sicuro che da qualche parte c'è anche un pezzo del set del vestiario. No? Ah, la prigione.
Va bene. Hey. Trattamenti di bellezza? No, grazie. Sono già bellissimo così. Dove diamine sarà? Sì, sono proprio un voi. Allora, facciamo così. Proviamo a sgraffignare qualcosa, se è possibile. Ho questo? Che è sta roba? Eccole lì le bottiglie d'olio. Secondo me se le frego mi buttano in gattabuia. No. No, 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 va bene signori. E allora a questo punto non ci rimane che andare alle rovine a nord che sono là. E facciamo che ci buttiamo dal sacrario, vai. Ok. Dai, verso nord, dritti come una freccia. Ah, eccole là le rovine. Va bene. Vediamo di trovare la nostra sovrana Riju. Boia. Guarda qua che saettate che tira. Rovine di Gerudo Nord. Questo vai che sembra non essere metallico. E nemmeno questo. Va bene. Che cazzo succede qua? È lei? Porca vacca. Scusi? Salve signorina? È lei la signorina Riju? Bella questa spada. Quasi, dai, quasi. Mancato di nuovo. Di questo passo non riuscirò a proteggere il mio popolo. Link. Va. Che sorpresa. Non mi aspettavo di vederti qui. Salve, signorina Riju. Eppure, appari sempre nel momento migliore. Che vuoi fa? È la classe. Oh? No, proprio no, guarda. Sì, un occhio ce l'ho buttato.
Però non t'ho guardato in modo strano, eh? Guardavo solo come facevi il fulmine, giuro. Va bene, basta che un mi fulmini. Vado, eh. Riproviamo? Come tutti insieme? Ok, quindi devo aspettare che quest'aura arrivi laggiù e poi aspetta un attimo, il giroscopio mi fa dannà. Oh, allora no, c'è qualcosa che non quadra, signori. Mi torna indietro, mi torna. Ci sei fatta? Dammela a me, codesta spada. Chi è? Chi è? Va bene. Va bene. Ok, però il bazar me lo indichi te dov'è? Freccia di legno, ottimo. Questo che è? Erba shock. Stai costassa? Io non so se sto tornando indietro. Sì, sì. Vediamo un attimo. Di là. Vediamo un po' che succede qua. Non fate avvicinare il Ghibdo. Guardate la signorina Riju. Ammazza che stacco di coscia, oh. Vieni. Passa la paura così.
Ma che c'è, dell'altri? Dove sono? No! Ancora! Finiti? Ah, sbucano da lì? Sì, eh? Finiti? Ottimo! Biulla, grazie per aver resistito fino al nostro arrivo. In effetti, sapere che i Ghibdo sono vulnerabili ai fulmini ci ha dato un grande vantaggio. Sì? Zelda! Sì? O che gira qui? Sei addirittura tornato ora. Non può essere. Ma cosa? La cittadella è in pericolo. Sono apparsi dei tornado vicino alla cittadella e Zelda sta andando proprio in quella direzione. Biulla, dobbiamo rientrare subito. Link, noi andiamo avanti. Ci vediamo alla cittadella. Agli ordini, signora. Ok, signori, mi sa che si avvicina il momento della prova. Però, a questo punto ci conviene. Andare a questo sacrario. Va bene, dai, andiamo dritti come una freccia dal Riju.